Mister, vittoria importante per la vostra classifica, perché adesso la Cireale torna realmente a lottare anche per una prima posizione. No, vittoria importante perché abbiamo giocato bene, perché abbiamo giocato nel campo più difficile della categoria, con una prima di classifica che ha dei numeri pazzeschi, e venire qui, giocare bene e portare via 3 punti è un motivo sia d'orgoglio, però quello che ha detto ragazzi, una squadra che riesce a fare bene qui a Palermo può vincere tutte le volte che vuole. Sta solo a noi preparare bene tutte le partite da qui a fine anno, perché accontentarsi solo della vittoria oggi a Palermo sarebbe veramente da deboli, quindi questo ci deve servire da lezione per quei piccoli passi falsi che abbiamo fatto, che se noi lavoriamo come sappiamo fare possiamo dire la nostra contro qualsiasi avversario. Posso chiedere che Palermo ha visto oggi? Ma guarda, il Palermo non lo dico io, non lo dicono i numeri, è una squadra fortissima, una squadra costruita per vincere il campionato, costruita con ex professionisti che fino all'anno scorso hanno fatto campionati importanti in Serie C. Oggi diciamo che siamo stati bravi noi a prepararla bene, abbiamo avuto anche la, diciamo, la bravura e la fortuna di sbloccare il risultato, e poi la partita si è messa per come volevamo noi. Poi come sempre nel calcio gli episodi oggi hanno detto che la Cireale ha meritato di vincere, perché le cose sono andate bene. Poteva andare peggio su quelle mischie, su quelle palle messe in mezzo, ci poteva essere il guizzo dell'attaccante e la partita cambiava, però io sono fiero del lavoro che oggi ha fatto veramente la squadra, perché secondo me è meritato sul campo. Partita perfetta però. Sì, sì, l'abbiamo preparata bene, fortunatamente i ragazzi hanno risposto bene, come ho detto io prima della gara, più che il fattore tecnico e tattico, quello che contava oggi era il fattore emozionale, perché giocare in questo stadio con 15-16 mila unità non è facile per chi non ci è abituato, invece i ragazzi hanno reagito bene, e poi anche dal punto di vista tattico penso che l'abbiamo impostata bene, quindi una vittoria importante e meritata. Una sottolineatura anche per i nuovi acquisti, hanno dato una risposta più che positiva a questa prestazione. Sì, sì, oggi sicuramente hanno dato qualcosa in più, perché fare l'esordio con la squadra che li ha acquistati e il mio pallo a Palermo era un motivo così per fare bene, bene, bene. Fortunatamente sono dei ragazzi intelligenti, in questi 3 giorni hanno capito quello che abbiamo provato durante la settimana, hanno dato tutto e alla fine, ripeto, nel calcio poi quando si vince tutto va bene, però al di là del risultato, se oggi non vincevamo io ero fiero e orgoglioso, perché la squadra secondo me ha fatto una grandissima prestazione sotto tutti i punti di vista. Il messaggio lo devo dare sempre alla mia squadra, non a Palermo. Il messaggio della mia squadra, già vi ho detto quando è finita la gara, è giusto essere felici, prendiamoci questi 3 punti, però deve essere la lezione per noi, perché tutte le partite vanno preparate alla stessa maniera. Noi dobbiamo sempre immaginare di affrontare gli domenici a Palermo, perché ripeto, se una squadra viene qui, gioca bene e porta a casa 3 punti, lo può fare contro qualsiasi avversario. Le cose devono diventare sempre solo. Grazie.